pari de Roux 3B, i cavalli adesso vanno a partire, emerge abbastanza bene la notiziata pioggia numero 5, al cui interno si butta di galoppo Petronia Calf, che avevo dipinto come una regolarista e che evidentemente mi ha fatto bugiardo con questa rottura davvero inconsueta comunque nel suo curriculum. Filtra dalla seconda fila un po' a sorpresa Pupilla Calf, che per poco non va addirittura a condurre, ma Pioggia scende a steccato ed è lei a guidare, insediola Natale Cintura già due volte a segno nel pomeriggio, dunque Pioggia, e fino a poco fa un po' di pioggia c'è stata qua sull'ippodromo di Palermo e ce n'è stata tanta in questi giorni. Pioggia al comando, Pupilla Calf in seconda posizione, gli altri abbastanza lontani per vari problemi determinati dal traffico e da qualche rottura. Dunque la controfavorita Pioggia a guidare, Pupilla Calf in seconda posizione, gli altri sono tutti un po' discosti, con il numero 7 di Profezia GV. All'esterno rinviene Pato di Cielo, il favorito della corsa, che prova a risalire la corrente dopo un inizio di corsa tutt'altro che favorevole. Dunque abbiamo al comando Pioggia, in seconda posizione Pupilla Calf, al cui esterno viaggia Pato di Cielo, in quarta posizione il numero 7 di Profezia GV, al cui esterno l'11 di Packers sembra un po' in difficoltà ed è Pinkard Jolly all'esterno che prova a venire avanti. Nel frattempo Pioggia resta salda battistrada, Pupilla Calf si mantiene in seconda posizione, è un po' calato lo slancio di Pato di Cielo che retrocede in terza posizione, questi tre cavalli abbastanza davanti a tutti gli altri. Adesso sposta Pupilla Calf, che insomma dopo aver steccato in prima fila, forse dalla seconda fila, ha trovato lo schema giusto per emergere. Anche per Stefano Palm si avvicina a Pato di Cielo, eccoci alla retta d'arrivo, prova a resistere Pioggia, ma Pupilla Calf gli è venuta davvero troppo troppo al bacio e non può lasciarsi sfuggire questa occasione. Antonino Cusimano che viene a vincere nei confronti di Pioggia, mentre per il terzo posto per Stefano Palm ha alfine avuto ragione dello stanco Pato di Cielo. Vittoria dunque parzialmente a sorpresa di Pupilla Calf, numero 13, 7,49 la quota del totalizzatore, la guida ed il training di Antonino Cusimano, che è anche il proprietario di questa vincente figlia di Cois Calf. Seconda posizione per Pioggia numero 5, terzo posto per il 15 di Persephone Valm, dunque 3, 5, 15, l'ordine d'arrivo ufficioso dell'ottava corsa di Palermo. Pietro Di Salvo vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima giornata di corse di Palermo, che è programmata per lunedì prossimo. Una buona serata a tutti.